Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Siamo arrivati all'aggiornamento di Ivory 4 di acustica audio, uno dei tool per me indispensabili nelle fasi di mix e mastering e che utilizzo giornalmente nei miei lavori. Acustica Audio, infatti, con Ivory 4 ha ricreato fedelmente alcune delle apparecchiature prodotte dalla Maselec, come ad esempio appunto i compressori e gli equalizzatori, e che mi aiutano ad avere lo stesso sound della versione hardware all'interno dei miei mastering e mix in the box. In particolar modo, oggi faremo un test tra il vero Maselec MLA2 e la versione software di Acustica Audio, il Mac 2. Ovviamente le macchine non sono identiche, questo che vuol dire che il Maselec, a differenza della versione plugin, non possiede un threshold, perché nella macchina reale, come abbiamo visto anche in altri due video che vi invito a guardare, il threshold è attivato automaticamente dall'input gain. Oltre a questo, la versione software dispone di un eccellente sistema di mix dry-wet che ovviamente la versione hardware non possiede, ma all'interno di Studio One 4 posso applicare attraverso il pulsante mix della pipeline stereo. Ma sentiamo subito le differenze sostanziali. Andiamo con la versione hardware. Un applauso ad Acustica Audio per aver realizzato un'eccellente emulazione del mio Maselec MLA2. In questo modo sarò in grado di lavorare in maniera professionale anche in the box, nelle situazioni in cui non mi è consentito utilizzare l'hardware. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Vi ricordo che ho da poco aperto anche un account Patreon per poter raccogliere fondi a sostegno della realizzazione di questi video gratuiti. Per ora è tutto, ciao, a presto!